Attraverso indice alfabetico, sotto la voce evento 2023 canale www.tinelli.eu, si apre una delle tre playlist complete degli interventi di Dino Tinelli, libero ricercatore, Giancarlo Infante, fisico teorico, Elia Menta, dottore, formatore e divulgatore, Roberto Morini, fisico nucleare. Quanto segue è un brevissimo estratto dal video di chiusura dell'intensa giornata. Ascoltiamo le parole di Anam, presente nel pubblico fra le tante anime di spicco. Io credo, ho usato la parola credo, io penso che la giornata di oggi per me è stata abbastanza intensa. Abbiamo portato delle cose che sconvolgono un attimino quello che è l'ecumene geografico, abbiamo imparato le parole da usare. Da adesso in poi sono Uomo è umano naturale. uomo. Vuoi sapere la differenza? L'uomo è il trino, volontà, quindi l'origine, la parte spirituale. La volontà del femminile, il maschile, è quella del creato che si incarna qui per fare esperienza. Non è uomo o donna come ci hanno ingannato. Invece l'umano naturale è colui che cerca ancora nel mondo duale la sua parte spirituale. Io ho aggiunto Sì. Consapevolezza è una questione proprio di esperienza, come hai detto tu prima. Fare esperienza. La differenza tra il vero e la verità è che la verità è soggettiva. Ognuno fa la sua, è composta delle proprie esperienze più le informazioni. Invece il vero è vero senza costrutto. Questa è una risposta che calza molto bene sulla domanda che avete fatto prima, ok? Vedete che ci sono, è proprio un percorso che ognuno di noi deve fare come esperienza propria, ok? Pertanto non è importantissimo sapere quello che dice un altro, ma è importantissimo quello che noi sentiamo che è vero. La parola cuore, visto che prima abbiamo parlato, ci sono molti testi che la parola cuore è stata cancellata nelle traduzioni, non so se hai avuto modo di fare queste ricerche è importante questo perché togliere anche la parola cuore, perché il cuore per me è un segnale importante che sente se quando mi avvicino a Ivan, che conosco Ivan, che mi porta automaticamente a non rifiutarlo, se mi avvicino a Marcello anche, dico quelli che conosco di nome, se mi avvicino a Luca. Non lo so perché è la prima volta che ci vediamo. Andiamo in fondo anche. Ringraziamo anche chi ha collaborato dietro a questa organizzazione, che sono quelli che hanno volontariamente. Abbraccio e non smettete di svegliare chi ancora crede alle notizie della narrativa col solo scopo di mettere paura. Ciao, Dino.